Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Allora, vi invito a ripercorrere con me alcuni passaggi della seconda lettura che ci fanno subito entrare nella liturgia di questa domenica. Guardando bene mentre leggo queste immagini che sta qui tra il cielo pasquale e il lambone, perché l'abbiamo sentita proprio descrivere nella seconda lettura, rileggo, Mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e appena voltato vidi 7 candelabri d'oro e in mezzo ai candelabri uno simile a un figlio d'uomo, attenzione, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d'oro, esattamente come vediamo nostro Signore rappresentato qui. Appena lo vidi caddi a terra come morto, ma egli, posando su di me la sua destra, mi disse: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e dei diritti. Ecco il Signore. Quindi questa immagine che vediamo qui davanti di nostro Signore Gesù Cristo è la cosiddetta immagine della Divina Misericordia. Da dove viene questa immagine che sembra essere, anche a parere di chi poi l'ha verificata, quella che più assomiglia al nostro Signore? Quindi se uno vuole vedere come sarà l'umanità di nostro Signore Gesù Cristo, è molto simile a quella di questa immagine. Gesù apparve in queste sembianze, quindi con una fascia d'oro al petto, un abito lungo fino ai piedi, la mano destra sul petto con due raggi, uno bianco e uno rosso, che uscivano dall'altezza del cuore, ad una santa polacca vissuta tra il 1905 e il 1938, molto famosa adesso, che è Santa Faustina Kowalska. E dopo le prime apparizioni chiese a questa donna due cose. Primo, di far dipingere un quadro da un pittore capace che lo rappresentasse così come egli era apparso a lei. Quel quadro sarebbe stato chiamato l'immagine della Divina Misericordia, e Gesù promise grandi grazie e benedizioni a chi venerasse questa immagine. Poi chiese un'altra cosa che ha messo in pratica solo San Giovanni Paolo II, quindi molti anni dopo, di andare dal Papa e di chiedere che fosse istituita una nuova festa nella Chiesa Cattolica, chiamata appunto Festa della Divina Misericordia, la domenica dopo Pasqua, cioè oggi, in cui la stiamo celebrando, in cui si parlasse di questo primo e più grande attributo della Divinità, che è appunto la misericordia. E in quella circostanza diede anche ai sacerdoti l'omelia obbligata. Quindi se io oggi non parlo della Divina Misericordia, poi faccio i conti con nostro Signore, perché voglio che in quelle circostanze i miei sacerdoti parlino della mia misericordia. San Giovanni Paolo II, che canonizzò anche, dichiarò santa, Santa Faustina, accolse questa richiesta, e adesso la domenica in Abis o nell'ottava di Pasqua è chiamata appunto la domenica della Divina Misericordia. Il Signore poi, lo vedremo adesso, parlò moltissimo a questa santa donna della Divina Misericordia, e le rivelazioni, diciamo così, sulla Divina Misericordia sono sintetizzate nel diario di Santa Faustina, un bel librone, bello, cospicuo, bellissimo. Vi faccio una confidenza, diciamo, da fratello, da amico, da parroco. Quello è stato, dopo l'Imitazione di Cristo, il primo grosso libro che io lessi, quasi divorandolo, dall'inizio alla fine. Quindi per me il diario di Santa Faustina è sempre canone e cuore. E lo lessi, non so quanti ne conoscono la mia esperienza di vita, la mia storia, nel momento in cui il mio caro amico Francesco stava in ospedale e stava morendo. Quindi quando io penso a Santa, che è anche poi il momento in cui io, ci furono quei cambi di vita che mi portarono a sentire la vocazione, diciamo così, la chiamata del Signore. Quindi per me questo è un argomento assolutamente caro al mio cuore. Le rivelazioni di Gesù sulla Divina Misericordia sono bellissime, d'accordo? Sono piene di consolazione. E che cos'è la Divina Misericordia? Ecco, la Divina Misericordia etimologicamente significa misericordia, pietà del cuore. Noi lo possiamo anche tradurre con compassione, cioè dinanzi alle miserie del prossimo farsi vicino, farsi solidale, farsene carico. Voi sapete che le miserie che noi ci portiamo dietro, le debolezze, sono tante. Possono essere miserie inerenti alla vita del corpo: c'è chi si muore di fame, c'è chi si muore di freddo, c'è chi non c'ha un tetto, non c'ha una casa, non c'ha lavoro,
oppure miseria dell'anima. C'è chi, per esempio, è ignorante, è analfabeta, non sa né leggere né scrivere. C'è chi è molto provato dalla sofferenza, dalla tribolazione, soffre, d'accordo? C'è chi è smarrito, è disorientato, non sa prendere le grandi decisioni di vita. C'è chi sta male perché è incapace di perdonare, e tante altre cose. Ma la miseria più grande dell'uomo qual è? Questo è quello che ci ha rivelato Gesù, ed è quello con cui si è fatto solidare, è quello che stiamo celebrando in questa settimana e che abbiamo celebrato durante il Trino. La miseria più grande è il peccato. Il peccato ci rende brutti, ci fa stare male, noi e chi sta intorno a noi. È la causa di tutti quanti i mali che esistono nel mondo, nessun altro escluso, compresa la morte, compresa la sofferenza, compresa la tribolazione. Gesù con questo si è fatto solidale, perché Gesù è venuto, si è fatto uomo, è morto dopo aver sofferto ed è risorto. La Chiesa insegna per che cosa? Per i nostri peccati. Con la sua passione e morte si è preso carico su di sé di tutti i peccati dell'umanità, li ha distrutti lavandoli con il suo sangue, li ha inchiodati sulla croce e ha dato all'umanità la possibilità di una vita nuova attraverso la sua risurrezione, che consiste nella distruzione dei peccati, cosa che la Divina Misericordia opera nel nostro cuore, e nella rinascita ad una vita nuova per mezzo della grazia, lontano dal peccato, vissuto in comunione e in grazia di Dio. Questa è la parola del Signore, ecco perché ho voluto che proprio in questa settimana, in questa domenica, si parlasse di questo. Quei due raggi che escono dal cuore di Gesù, lui stesso spiega che sono simbolo dei due grandi sacramenti che concretizzano, attualizzano la Divina Misericordia, che sono l'acqua, il raggio bianco, il battesimo che ci lava da tutte le colpe, e il sangue, l'Eucaristia, quindi la remissione dei peccati e la vita della grazia presente in noi. Chiaramente ieri dicevo, lo ripeto a lunedì, il battesimo lo riceviamo una volta sola, ma quel segno bianco, quel raggio bianco indica il sacramento che continuamente ci permette di attingere le fonti della misericordia, che è la confessione. Quindi il messaggio di questa festa è: guarda, se vuoi ricevere la mia misericordia, impara ad usare sempre più e sempre meglio i due sacramenti che si possono ripetere e che sono la sorgente continua da cui sgorga la Divina Misericordia, che sono appunto la confessione e l'Eucaristia. Tanto più e quanto meglio impariamo a celebrare, a vivere, ad attingere questi sacramenti, e tanto più la potenza della Divina Misericordia entra e trasforma la nostra anima. Questo è il messaggio di oggi. Solo una nota conclusiva. Ecco, per ricevere la Divina Misericordia bisogna essere consapevoli di averne bisogno. Oggi questa cosa qui non si può dare conto per scontato. Sapete, anche ieri ne ho sentito un'altra. Oggi qual è una frase che si sente dire in giro? Io l'ho sentita anche dalle nostre parti. Io di Gesù non ho bisogno. Mi è stata riferita la gente, non ho bisogno. La gente pensa che questa è una tragedia, di non averne bisogno. Quindi sono persone, poverine, che non sanno quanto hanno bisogno di Gesù, capite? Pensare di non aver bisogno di Gesù significa non riflettere abbastanza, e noi non possiamo farlo essendo in Italia, perché noi più o meno sappiamo chi è Gesù. Ma se Gesù ha patito quello che ha patito in quel modo inumano, è morto di una morte orrenda, cioè attenzione che chi è morto è Dio, Dio è immortale, capite? Dio è onnipotente. E lo ha fatto non per sé ma per noi, ci sarà qualche motivo serio. Per cui purtroppo uno dei drammi del nostro tempo è che non si riconosce di avere bisogno della Divina Misericordia, e concomitante con questo fenomeno triste è la scomparsa pressoché totale a volte del senso del peccato. Oggi il nostro mondo non ce ne vuole neanche sentire parlare di peccato, di bene o male oggettivo. Oggi tutte quante le idee sono uguali, ognuno ha il diritto di pensare come meglio crede, di fare come meglio crede, e non esiste nessun punto di riferimento oggettivo che ti dica, nonostante quello che tu pensi, che
che è comunque da rispettare, però esiste il bene e il male oggettivo con cui noi dobbiamo confrontarci. Allora, capite, se non c'è questa disposizione ad accogliere la Divina Misericordia è come se non esistesse. E attenzione però, noi non dico, quando moriamo, un contatto ce lo dobbiamo avere. Gesù disse queste cose belle e drammatiche a Sant'Agostino: la mia misericordia, le porte della mia misericordia sono sempre non aperte ma spalancate. Chiunque le voglia attingere può sempre venire in qualunque momento. Quindi non esiste peccato, per quanto grave possa essere, che non sia perdonato dalla Divina Misericordia. Questo dobbiamo mettercelo bene in testa. Però chi non vuole passare attraverso le porte della misericordia e quindi venire a chiedere perdono, ad essere perdonato, a riconciliarsi, dovrà passare quelle porte della mia giustizia. Queste porte io non amo aprirle, ha detto Gesù, perché se voleva fare il giustiziere non veniva a morire in croce, se rimaneva tranquillamente in cielo e faceva tutta la giustizia che volesse. Quindi Gesù non è contento di aprire le porte della giustizia, dice: la apro quando l'uomo, chiudendosi e rifiutando la mia misericordia, mi costringe a farlo. Perché chi non vuole passare attraverso la porta della misericordia passerà attraverso la porta della mia giustizia. Ce l'ha ricordato, io la ricordo molto bene, un paio di settimane fa, anche in una bella omelia a Santa Marta, Papa Francesco. Papa Francesco quanto è sensibile al tema della misericordia, ci ha anche fatto il giubileo della misericordia, ecco, ma è importante interiorizzare un'idea corretta e adeguata della Divina Misericordia. Ogni peccato sarà perdonato, ma dobbiamo riconoscerlo. La Divina Misericordia è costata tutto il sangue di Gesù e non dobbiamo abusarne. Non va bene dire: vabbè, ora faccio sto peccato, tanto poi mi confesso, oppure continuare a ripetere sempre gli stessi peccati pensando che Dio mi perdona sempre e comunque. Capite? Questi sono modi con cui si irride o si abusa della Divina Misericordia. È una cosa bellissima di cui dobbiamo essere grati, rendere profondamente grazie al Signore. Dobbiamo certamente accoglierla e utilizzarla per la nostra salvezza, mai abusarne, parlarne con tutta la gioia possibile e poi vivere di misericordia, perché chi accoglie la misericordia impara poi a essere lungimirante nelle opere di misericordia corporale, con cui andiamo incontro alle miserie della vita corporale del prossimo, e spirituale, con cui andiamo incontro alle sofferenze e alle miserie del nostro prossimo. Bene, chiediamo a Maria Santissima che ci dia la grazia di vivere santamente questa festa, di essere trasformati e rinnovati dalla Divina Misericordia e di venire a nostra volta operatori gioiosi di misericordia in mezzo al mondo. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.